A questo punto passiamo a vedere un importante servizio che è stato realizzato ieri in occasione della prima giornata dell'iniziativa Siamo Tutti Piromaniaci, dove Nadia Furneri dell'Associazione Antimafia di Tatri ha intervistato Salvatore Como su un importante argomento. Ascoltiamo. Il giornale del Carabiniere chiede l'intervento del garante della privacy su un decreto che è del 2006 giudica i militari, cioè i militari possono essere giudicati in base all'orientamento sessuale e politico. Nello specifico c'è un passo veramente raccapricciante che dice: se un militare deve essere sottoposto ad un procedimento disciplinare da parte della sua amministrazione, può essere giudicato anche in base ai dati idonei a rivelare le sue convinzioni politiche, filosofiche, religiose, sindacali e di altro genere, ma anche in base all'origine etnica e razziale, oltre in base alla sua vita sessuale. Ma questo non è un po' contro la Costituzione? Guardi, indubbiamente sono stati fatti tanti passi in avanti, ancora chiaramente il processo, come dire, di democratizzazione delle forze di polizia in generale, della nostra in particolare, siamo civili, ancora ci sono tanti passi da fare ancora in avanti. Però sa, una cosa è poi il decreto e l'altra è l'applicazione poi concreta di queste cose. Io posso dire senza timore di smentita che nell'applicazione concreta, che poi viene da un procedimento, da un regolamento di disciplina di cui noi chiediamo la modifica, che è la 737 dell'81, senza dubbio non si arriva a questo tipo di aberrazione. Ma in fondo non si potrebbe contestare una contraddizione, perché le forze di polizia ormai non giurano più sulla bandiera da molto, ma giurano sulla Costituzione, e la Costituzione è molto chiara in questo senso. Arrivare ad appellarsi addirittura al garante della privacy su un decreto che poi di fatto non doveva neanche essere controfirmato non è un po' un controsenso? Passi ne abbiamo fatti, però continuiamo a violare questa Costituzione, cioè nel senso, come un omosessuale non può in qualche modo rappresentare degnamente la polizia o i carabinieri? Sì, purché il suo comportamento, come dire, non sia deontologicamente scorretto. Nessuno fa certamente sulle tendenze sessuali di un poliziotto se è omosessuale o meno. L'importante è che il suo comportamento sia in servizio, sia fuori dal servizio, rientra in determinati canoni. Ma ripeto, per noi quello che vale è l'applicazione del regolamento di disciplina, e il regolamento di disciplina non è mai stato, come dire, marcatamente, da questo punto di vista, non è mai stato marcatamente anti o omosessuale, eccetera. Il problema è che anche quello dopo 20 anni va modificato, ma secondo me su altri aspetti, come la difesa, accusa, eccetera, anche questo va modificato. Per esempio, le dico una cosa per tutte: viene recepito un articolo 3 del codice di procedura, il codice di procedura viene modificato, nel regolamento di disciplina esiste ancora questo richiamo esplicito previsto tassativamente. Quindi sicuramente noi siamo per una modifica di un regolamento di disciplina, però ripeto, non è così aberrante come vuole sembrare da questo articolo. Diciamo che il decreto forse è un po' aberrante, però forse voi non lo applicate, questo è, diciamo che è delegato ad ogni, è aberrante nella sua forma, perché l'articolo 3 è molto chiaro della Costituzione, l'articolo 52 è la stessa cosa, e quindi probabilmente è vero, è stata fatta tanta strada, ma forse ne dobbiamo fare ancora tanta altra in Italia. Senza dubbio ne dobbiamo fare tanta altra strada. Io ormai sono vecchio dell'amministrazione e mi ricordo che probabilmente più di 20 anni fa questa stessa intervista che stiamo rilasciando a lei non la potevamo fare, quindi parta proprio da questo presupposto, e tante cose ancora.